orizzontale. Sono venuto qua subito quando mi hai chiamato, mi è rimasto il figlio giù. Ok ragazzi, ho perso la canna da pesca. Questa è l'unica che ho, mi è rimasta, ce l'aveva Mike. Una l'ho rotta e l'altra l'ho persa in acqua. È da un'oretta ormai che sto cercando di trovarla. Ho provato a mettere ancorina in più e nel mentre ho preso anche un perca. Vabbè, ho segnato il punto GPS dove l'ho persa, più o meno è in questa zona qua, però è impossibile. Impossibile. Canna nuova, la V6, mulinello nuovo, attrezza nuova, tutto nuovo. Non mi arrabbio neanche perché è inutile. Sono stato distratto un secondo. È caduta in acqua e si salvi chi può. Hai capito? C'è anche un bel tempo per cercarla. Sono fuori io. È proprio qua davanti a quell'albero lì. Hai capito che albero, Mike? Esatto, sì, bravo. Adesso sono fuori io. Non è la mia V6, neanche questa. Non è neanche questa la mia V6. That's a monster. Reale. Che emozione. Ha tirato quattro belle cestate. Let's frega party! Yeah. Mamma mia, che bello sentire Mike Zapponelli dire ce l'ho! Ci stavo proprio credendo, ho guardato di qua, ho detto 4 metri, mangia! Ma che bello! Black Thunder! Ci va proprio bene! Bel pesce, Mike. Oh! Oh! Realone. Belle testate, belle testate. Tac. Ehi. Ma che bello. Sì. Sì, Mike. Pescione. Tu mettitelo lì tranquillo che non succede niente. Grande Mike, doppietta di Mike Zapponelli! Zander per Mike! Non ci sta più niente! Non ci sta più niente! Andiamo là, Mike! Mike, andiamo là! Ah, che copia! Ah, che copia! Allora è... Aspetta... 2-4 e 2 2-4. Secondo round, dopo pausa pranzo, si parte. Stamattina è successo di tutto. Thank you.
nei posti giusti. Poi dove mangia, mangia. Ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho. Realino. Realino. Realino, 45 questo, Mike. Sì, 45, piccoletto. Bello, dai, bel pesce, ragazzi. 41. E anche qua ci sono i 41. Non avrei mai pensato di prendere un pesce così. Ma bellissimo. Mi ricorda un po' l'Italia, almeno, va? Caduta Mike, Shattiz piccolino, ha funzionato. Yes, pesciolino di mattina. Sentito la botta? Ah, stavo andando a ritroso, ho sentito tu du du du. Eccolo! È grosso questo. Un perca però. Io cavolo, è gigantesco. No, sei slamato. Sei slamato. Perché era gigantesco, eh. Anche quello che ho preso io col senno di poi, perché... Come cazzo ha fatto a slamarsi, porca troia. Che pesce. Uno che sarà stato 10 volte tanto. Ho sentito due pedalate col kayak per avvicinarmi e ferrarlo. Ero messo così, tipo che arrivava, ero fatto due pedalate indietro. A te giro attorno come io penso, non so. No, era doppio più grosso, mi sa, girato bene. O magari era gigantesco, magari no? Era gigantesco. Ma che ne ho sentite tante mangiate, secondo me ci sono. È pieno qua, vecchio. Frega. Vedi anche le curve nell'eco. Shit!
quattro volte mi ha dato. Una peggio dell'altra. Una peggio dell'altra, Mike. Pezzo di merda. Fare gli infarti. Coda come 51. Wow, 51. Che pesce. Tieni Mike. Guarda la pancia. Guarda che roba di pancia che hanno sti pesci. Bel persicone, non gigantesco, però quanto è lungo, sembra che si gammagna sopra te. Che pesce, ragazzi. Però come se l'ha ingoiato, come se l'hai mangiato bene, non l'avrei mai perso. Sono ovunque questi pesci, eh. Cioè in qualsiasi sponda quasi ci sono. Sì, se conosci un attimo, hai visto che noi stiamo pescando molto differente rispetto agli altri. Sono abituati a open water gli altri, tutti a acque... 6-7 metri. Eh sì, o comunque fuori. Anche se vedono una secca stanno fuori, non stanno mai a riva. Noi ci è venuto proprio naturale pescare così, peschiamo così ovunque. Poi che i pesci ti stiano sotto riva è un altro conto, ma comunque li cerchiamo più o meno anche sotto riva. Sempre da riva a venire in giù. Sì. Eh? Sì. Eccolo! Eccolo! Ce l'ho! È grosso! È lui! Stavo parlando con te, non l'ho neanche sentito, Mike! Mamma che bestia, raga, secondo pesce di fila, ma la bestia, proprio. Stavo proprio dicendo che stando vicino alle pietraie ci fanno i pesci. Dai, dai. That's a big fish. Questo è un 45 buono, eh. Tutta due. Non lo so, dopo adesso li misuriamo. Mamma mia. Eccolo pure, guarda, proprio in punta l'ho preso. Ragazzi, chiusura di questa vacanza con due pesci fantastici, che adesso mollo questo e misuro questo, anzi li misuro tutti e due subito. Va che slepe, va che slepe, la dobletta 45 e 39 45 e 39. Pungono 45 e 39, ragazzi, guarda che spettacolo. 45 e 39. Proviamo qua dentro. Che ansia. Ansia da pike. Proverei in qualche sassaia. Sì, mi tira. Dai, un pike. Sì, che è un pike questo. Ah, che taglia. Ah, che taglia!
anche l'avventura fa morire queste cose. Fanno morire. Dio della pesca mi ha fatto prendere questo pesce, ragazzi. Pesce gigantesco. Ultimo pesce, ultima ora, sono le 6:30 di domenica e ho in mano questa cosa meravigliosa. Meravigliosa, ragazzi. Meravigliosa. Un pesce meraviglioso. The King, the King.